che non sono abituato Bella a a parlare tutti anche dal qua dentro. vostro Criminal 7 Game, ragazzi. Siamo tornati oggi su PES 2020 e siamo in compagnia del nostro amico dell'HG, Jacopo Crocchia. Lo conoscete sicuramente tutti, un ottimo player di PES, nonché un grande amico. Ci siamo incontrati varie volte, giochiamo spesso insieme per sfidarci, insomma, per confrontarci. Lui fa parte dell'HG e io dell'Azure Esports. Siamo due giocatori competitivi. Niente, praticamente volevamo fare un po' di domande al nostro amico Jacopo. Intanto facciamo i saluti al Merci, a Germano Migliarte, a tutto il gruppo HG. E niente, cosa ci dici tu, Jacopo, di questo MAGLab, come lo vedi quest'anno? E in generale, dopo parliamo anche dei tornei offline. Beh, innanzitutto buonasera a te Giancarlo, buonasera a tutti. Buonasera. Oggi mercoledì, giornata stranamente di riposo, quindi qual è l'occasione migliore per giocare con te e confrontarmi con altri. Tornando alla domanda, cosa dire del MAGLab? Tanta di confusione, tanta difficoltà e poca libertà di movimento. Mai come quest'anno, in questo momento, sto avendo così tanta difficoltà nell'esprimere il modo migliore per giocare. Perché già qui, di base a MyClub, dove devi giocare con un modulo prestabilito che non puoi modificare, o meglio, puoi soltanto dargli degli accorgimenti iniziali e basta. C'era il telefono, scusate. E a parte questo, come dicevo, sì, poco movimento, tanta confusione. E più ci gioco e più vedo che le partite sono decise dal caso in certe situazioni. Vedi magari anche partite dove tu magari ti sbarazzi liberamente di un 900 e così via, e poi magari trovi quello che ha 400 punti, 450 con tattiche prestabilite, e fai una fatica del diavolo. E questo non va bene, non va affatto bene. Invece a livello di offline, com'è il clima secondo te? Molto meglio. Beh, diciamo che c'è un primo fattore importante, che da quando l'anno scorso il ruolo di videogiocatore è stato riconosciuto come proprio un mestiere, ma dalla FIDC, praticamente questo ha finalmente aperto le porte che per troppo tempo erano state chiuse in questo settore. E questo che vuol dire ha motivato diverse persone, e questo posso anche dirlo proprio per esperienza, ho diversi amici che da tempo avevano utilizzato tanto grande gol qui, Grande gol, bello eh? bello. Sì, ma fammi espresso questa domanda. Non facevo un gol così in MyClub Cup, non so da quanto. Quindi, tornando alla cosa, ho un punto degli amici che giochiavano, avevano smesso di giocare a PES da tempo, però da quando si è aperta questa possibilità, non è un caso che hanno già cominciato a riprenderlo seriamente, anche come neanche facevano prima. Quindi, senz'altro, l'offline è perfetto, perché pare che da quest'anno ci saranno molti più tornei dove sarà possibile confrontarsi e creare meglio di sé, anche perché, come ho sempre detto, è alla fine l'offline dove vengono fuori i valori dei giocatori, perché è l'unico settore dove non si può parlare di linea, non si può parlare di condizioni dei giocatori. Quindi alla fine è l'ambiente, è il tuo obiettivo da vista. Bellissimo. Invece di un giocatore che ti è rimasto impresso per la sua bravura nei tornei offline. Un videogiocatore, ma guarda, uno in particolare perché non lo conoscevo e avevo sentito parlare di lui, probabilmente per colpa mia perché non l'avevo informato, a pochi giorni dalle fasi finali del torneo dell'anno scorso. Senz'altro è Alonso Greyfox, praticamente un giocatore che ha la particolarità
di giocare con delle tacrim, con le tacca blu, cioè proprio di giocare con il punto più basso della linea che praticamente ti blocca i giocatori per non fargli perdere la posizione, cosa che solitamente pochissimi utilizzavano, anzi forse erano i più professionali ad utilizzarlo. Però visto dal vivo ha tirato fuori delle partite clamorose, non sempre, ha trovato degli avversari che magari gli incartavano e quindi doveva, come dire, fare più il pallone. Infatti alcuni magari non gradiscono quel modo per il suo di gioco perché sembra quasi più come una dichiarazione di rinunciare a giocare, ma io di questo non sono d'accordo. Però ovviamente ognuno ha la sua opinione. E niente, non è un caso che dopo la prestazione che ha fatto a quel torneo ci sono altri giocatori, io pure, ma in qualche situazione l'ho utilizzata. Adesso è una tattica che tutti i diversi stanno adottando, quindi è stato quasi come un'ispirazione, diciamo, nella fase finale. Però non vuol dire che senz'altro non vuol dire che è la soluzione idonea per le partite, perché intanto, come giusto che sia, ogni partita racconta una sua storia, quindi è inutile fermarsi su qual è la tattica migliore. Però senz'altro lui è uno di quelli che mi ha completamente sconfessato il mio scetticismo che avevo con quella strategia. Quindi ben Ok. venga, si impara sempre qualcosa di nuovo. Secondo te manca qualcosa a livello di strutture, di preparazione, a livello di tornei? Sono un po' organizzati maluccio, secondo me potevano fare qualcosa meglio, secondo te? Guarda, diciamo che c'è un problema di fondo secondo me. Intanto, qual è una cosa che è stata sottovalutata? Perché giustamente da poco, non è sempre stato così che i tornei venivano fatti sistematicamente in certi contesti e per pochi intimi. Che essendoci due tipi di PS4, una Slim e una Pro. Che succede? Che praticamente quelli che magari hanno una PS Pro hanno lamentato il fatto che ai tornei si sono ritrovati delle PS4 Slim e che quindi hanno trovato meno fluidità, o meglio, non la stessa fluidità che trovavano nella Pro. E quindi magari, essendo giocatori abituati a giocare alla veloce un po' più prima e quindi magari a usare meno la pazienza, lamentavano di, come dire, dei difetti nel gioco. Ora, io non sto per dire è vero o non è vero, però conosco dei giocatori famosi, li faccio, anzi no, non mi va di fare i nomi perché poi sembra che sto a fare illazioni, ma conosco dei giocatori che a casa giocano sistematicamente con la PS4 Slim e quindi questi problemi non li notano, perché ovviamente PS4 Slim dell'A, PS4 Slim di là è tutto come prima. Chi invece magari c'è una Pro ha lamentato questi problemi. Quindi magari non essendo informati su queste cose, se tu sai che tu hai la possibilità di poter giocare con più console, dovresti come minimo avvisare prima del torneo. Il torneo verrà fatto con delle Slim, oppure il torneo verrà fatto solo con le Pro. Così la gente ci si prepara, i giocatori scrivono, occhio primo limbo, troverete questo, i giocatori si preparano, magari si lamentano per l'organizzazione, ma poi dopo comunque fanno FIFA e sanno che comunque sono il del torneo, quindi non è che va a cambiare le regole. Questo Certo. magari è il primo punto. Poi dall'anno scorso, da quando sono state fatte le selezioni per le nazionali e tutto, diciamo che, ma questo non è solo un problema dell'Italia, questo ce l'hanno pure in altri contesti, problema. Piuttosto che fare delle selezioni in base a dei tornei, preferiscono magari dare, come dire, fiducia a quelli già navigati. Per esempio, Ettore è uno che sa benissimo che quando ci saranno adesso i Giochi Olimpici,
pare impossibile che lui non sarà presente a quella fase. Ovviamente è un campione affermato, è uno che si è sempre fatto trovare nelle fasi finali. Viene da un PES 2018 letteralmente dominato nelle fasi finali. Soprattutto nelle fasi finali, perché paradossalmente nell'anno in cui lo vedevo più in difficoltà, poi ha completamente sbaragliato tutti nella parte finale. L'anno scorso, poi, vabbè, quest'anno scorso c'è stato quello che è successo con Usma, ma quelle cose lasciamole a chi era presente, è inutile parlarne, anche perché tanto qualsiasi cosa dici, ti si rivolta contro, quindi ma assolutamente non mi azzardo a commentare. A parte quello, tornando sempre al discorso delle strutture, ma secondo me andrebbe fatta una cosa di base in cui tu dici: ok, ci sono queste selezioni, verranno fatte da adesso delle tappe specifiche per ciascuna regione, perché secondo me il problema di fondo è che chi magari si trova in Sicilia, se poi sa che deve andare a Brescia, faccio dico Brescia perché è uno dei punti più difficili per collegamenti, o Udine, ti dico, non ci viene svogliato. Allora tanto vale in quel caso che tu fai delle selezioni nelle rispettive regioni, si qualificano, che ne so, 3 giocatori, 4 giocatori per tappa, ok, e poi dopo magari tutti gli altri ci si ricollega. Successo qua, ci vediamo tutti quanti poi il giorno X per la fase finale e così via. Però invece vedo che le tappe sono sempre incentrate in un certo punto, e questo va a sfavorire quelli che vengono dall'altra parte, che magari non possono esprimersi, non possono mostrare le proprie capacità, perché purtroppo non tutti sono disposti a farsi un tot di chilometri in macchina, in pullman o anche in aereo, perché c'è chi è venuto in aereo. Certo. Quindi bisognerebbe, come dire, tirare fuori un po' più di buona volontà nel far partecipare tutti quanti, almeno quelli che veramente hanno voglia di esprimersi, di mostrare il loro amore per questo gioco. Perché di certo tutti i player qua che giocano così qua non possono non amare questo gioco. Stai a fare un'onda se fai in croce, ti scrivono tutti, eh? Quindi questo è quanto. Poi vabbè, il discorso te l'ho fatto anche dilungato, perché uno deve anche fare giocare e fare attenzione a quello che dice. Sì, Quindi no, ha fatto benissimo. No, più che altro, ecco, io personalmente ho trovato gente molto forte nei tornei, sono stato contentissimo di parteciparci perché comunque brutto. Sono contentissimo di parteciparci perché comunque trovi tanta bella gente che nell'online sembra molto scorbutica, invece in offline è un'altra persona. Anche se, sinceramente, ti ripeto, secondo me l'eSports su PES, anche se è entrata prepotentemente su questo gioco, è entrata ancora molto leggermente, non può esprimersi veramente nel migliore dei modi negli anni, secondo me, insomma. Mi hanno chiesto, io ecco, saluto il mio team Orange, di tutti i ragazzi che stanno con me e il mio presidente che ci sostiene per questo progetto, che sinceramente mi hanno dato adito proprio di conoscere e di entrare in questo mondo e mi hanno dato a disposizione una gaming house allucinante, mi hanno dato a disposizione un campo di calcio dove praticamente loro che cosa vogliono fare? Vogliono portare il loro mondo dell'eSports. Però lo vogliono portare, per esempio, faremo un torneo a Roma. Infatti spero tutti quelli che mi seguono che lo sentano questo caso e ci verranno molto volentieri. Dove praticamente si giocherà il primo tempo su PES e il secondo tempo si farà dentro il campo del famoso Volta di FIFA, però vero, 2 contro 2 nella gabbia, diciamo. E il secondo tempo si giocherà là dentro, quindi se il primo tempo lo vince una squadra e il secondo tempo vince l'altra, poi si farà la bella, è una cosa molto bella, ti posso garantire. Vogliono portare, diciamo, questa specie di evoluzione tra gioco e realtà, capito? È una cosa molto bella, secondo me, Una figata. perché sì, perché attirano molto di più i giovani, secondo me. Una cosa Ma che senz'altro.
che possono fare a livello di comunque da intrattenimento, ecco, mettiamola così. Poi, sinceramente, vedere il mondo delle sports coinvolgere i ragazzi sul campo vero di calcio è una cosa bellissima, sì. Ah sì, anche perché c'è anche, ripeto, opportunità. La prima cosa che andrebbe fatto qui è dare opportunità di potersi, come dire, esprimere al meglio. Purtroppo le opportunità, specialmente di questi tempi, ce ne sono veramente poche. E questo non è giusto anche per chi magari non ha l'agenda, come dire, così libera. E poi, come hai detto anche te, anche per incitare i giovani a farsi avanti. Quindi, senz'altro è una grandissima iniziativa quella che hai appena esposto. Sì, no, poi voglio salutare alcuni ragazzi, alcuni amici che sono Marco Calvano, Daniele Pezzotti, Massimo, Stefano Village, Valerio, tutti i ragazzi di Roma che ci ho fatto amicizia a livello. Qualcuno lo conoscevo prima, qualcuno l'ho conosciuto adesso grazie a PES. E niente, è un grandissimo piacere fare amicizia così insieme a della gente vera tramite il gioco, insomma. Sono esperienze belle che ti rimangono. Io ho fatto personalmente il torneo di Roma e di Milano e mi è rimasta una bellissima esperienza e una bellissima impressione a livello. Praticamente ti fa capire che un gioco può riunire tanta bella gente nello stesso giorno e è molto bella questa cosa, insomma. Ah, senz'altro, assolutamente. Ma Ecco, proprio poi noi ci siamo conosciuti così al torneo di Roma. esatto. E abbiamo stretto amicizia. Poi, grazie al Merci pure, che è una grandissima persona. Tutti quelli che dicono che non è una grande persona è perché le persone che parlano dirette in faccia o troppo dirette non piacciono. E allora preferisco il Merci, che è una persona che parla molto diretta in faccia e soprattutto ha una grande passione per questo gioco. Una grande passione vera. Non fa niente a scopo di lucro. E questa è una Beh, cosa su questo bellissima. sono Questa è una cosa bellissima che gliene do merito al 100%. Allora, e niente, qui abbiamo finito questa mini intervista, abbiamo fatto questa partita parlando tutta la partita finendo 6-0 in nonchalance. Più di questo, ragazzi, che sì, vi devo dire? infatti, dovremmo fare più interviste, più interviste, dobbiamo fare le coop, partite facendo le 6 a 0. interviste qua che si finiscono 6-0 le partite. No, devo Capito? Qui dire. qua sotto l'incrocio, Rabone, ma Veroniche, cioè, Veroni, cose mai sì. fatte. Cose Sì. mai fatte. Quindi, bene, Niente, tanta roba. Direi da chiudere qui il video, lo facciamo abbastanza corto per farvi capire un po' il mondo di PES com'è, ragazzi. Saluto il mio team dei Criminals 11, il mio sponsor del 10 contro 10 ID Games e niente. E saluto tutta la mia troupe e tutte le persone che mi vanno bene, mi sostengono su questo canale e mi lasciano sempre like e mi portano veramente in alto il mio nome su YouTube, grazie a loro che mi sostengono e mi seguono sempre. Facciamo fare un bel saluto a Jacopo, il nostro grande amico di Roma. ragazzi, è stato un piacere parlare al web. Andate avanti, mi raccomando, seguite i vostri obiettivi e non lasciatevi, come dire, condizionare dai commenti esterni che sono il 90% invidiosi o gente che parla per così, parla per parlare e non sa magari quello che c'ha sotto al naso. Questo è una cosa verissima. Tanta gente parla per invidia, io ve lo posso garantire. Ho iniziato 2 anni fa a giocare a PES a livello proprio forte, cercando di fare punteggi alti e tutto quanto. Io 2 anni fa ho iniziato che massimo arrivavo a 850, l'altro anno mi sono trovato a 1100. Quest'anno sono andato con un esports a farmi delle competizioni offline. Il mio sogno è stato avverato, spero che vi sia vero anche a voi, ma ricordatevi che per ottenere un sogno dovete sempre stringere i denti e dare il massimo di voi. Un saluto da Criminal7Gamer e da Jacopo Crocchia. Ciao ragazzi, buon proseguimento.